Carissimi amici, buonasera e benvenuti a Salute in Forma. Grazie del consenso che date alla trasmissione e mi sollecitate sempre a fare nuove trasmissioni e anche avere nuovi ospiti. Proprio oggi abbiamo come ospite una persona particolarmente interessante da intervistare e poi vi dirò perché, che è la dottoressa Lorena San Giorgi degli ospedali privati di Forlì. Intanto Lorena, grazie. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie di aver ricevuto, di aver accettato il nostro invito. E parlando poi prima della trasmissione ho scoperto una cosa interessantissima, che tu hai fatto parte per tanto tempo dell'equipe del dottor Costa, della clinica mobile che seguiva le gare di motociclismo in tutto il mondo. Un ricordo però ce lo dai, ma anche perché so che ieri sera hai visto il dottor Costa, quindi sì. È tuttora in forma smagliante. Ma un ricordo di questa tua esperienza che poi ci porta al discorso della traumatologia. Beh, sicuramente è un'esperienza che ha segnato la mia vita, sia professionale che personale, perché mi ha permesso un contatto con dei personaggi altolocati e importanti e mi ha permesso di girare il mondo. Lo spirito del dottor Costa è rimasto in me sempre ed è un po' quello di cercare di agevolare un po' la ripresa dell'attività sportiva, perché nasco come medico sportivo, quindi dell'attività sportiva, però di riportarla un po' negli ambulatori nel territorio e comunque nel mio ambulatorio privato e a Villa Serena per la ripresa dell'attività delle persone comuni, insomma, quindi... Ecco, questo si lega molto anche al fatto che Villa Serena fa parte di una rete, di fatto, pubblico-privato, peraltro essendo un ospedale accreditato, quindi è un ospedale che serve, diciamo, alla medicina pubblica. Questo discorso di rete, questa differenziazione pubblico-privato con Villa Serena scompare, nel senso che anche durante il Covid avete fatto una grossa supplenza a quello che è stato questa crisi, diciamo, di soprattutto a livello chirurgico, di occupazione. Avete dato all'ospedale di Forlì una disponibilità di utilizzare le vostre sale chirurgiche. Sì, proprio anche il nostro servizio di pronto intervento ortopedico si è reso molto utile durante il periodo del lockdown, perché questo è rimasto sempre aperto e quindi ha permesso alla popolazione un accesso diretto, evitando dove possibile gli accessi al pronto soccorso, quindi un sovraccarico alla struttura pubblica, accedendo a una struttura privata. Ecco, interessante questo discorso di pronto soccorso ortopedico, che si allaccia poi ad un discorso che forse non è molto conosciuto, di pronto soccorso oculistico, che c'è già, no? Sì, l'abbiamo chiamato pronto intervento per differenziarlo un po' da un accesso diretto come può essere il pronto soccorso. Sì, è nato all'inizio il pronto intervento oculistico, quindi per tutta la patologia dell'occhio. E poi successivamente si è sviluppato anche il pronto intervento ortopedico e poi ora si sono aperti altri servizi che vanno dall'otorino alla tutta la parte vascolare. Quindi sostanzialmente si sta configurando per patologie non gravi che non hanno bisogno di strutture complesse alle spalle, di sale operatorie immediatamente pronte, come nel caso degli ospedali, ma per patologie che possono avere una risposta immediata, quantomeno in termini di visita, si sta configurando un'ulteriore funzione di Villa Serena come servizio, entri nella rete dei servizi di pronto intervento di fatto. Sì, secondo noi per il territorio è stato molto utile per tutta una fascia di popolazione che lavorativamente ha un accesso più diretto, oppure anche per l'anziano che non deve stazionare per una piccola traumatologia, ribadiamo, per una piccola traumatologia non deve stanziare diverse ore al pronto soccorso. Ecco. Ecco, quali sono fino adesso le tipologie prevalenti di intervento che avete attivato
quali sono le patologie, in questo caso ortopediche e anche sportive, perché siccome tu hai una particolare esperienza in ambito sportivo, penso che lo sportivo che si fa male poter accedere subito anche a delle diagnostiche, diciamo, no? Sì, ecco, la caratteristica del pronto intervento ortopedico è che ha bisogno di tutta una serie di servizi e questi sono, direi, organizzati a Villa Serena. Quindi a Villa Serena c'è la possibilità, a parte la visita ortopedica, di accedere direttamente alla radiologia, la parte ecografica e la diagnostica di secondo livello, quindi TAC e risonanze. La diagnostica di primo livello la riusciamo a fare al primo accesso, cioè il paziente accede al servizio e riusciamo a fare radiografia ed ecografia al primo accesso. Magari per risonanze TAC vanno un attimo programmate, ma spesso riusciamo anche quelle a fare al primo accesso. Quindi il paziente arriva, viene visitato dall'ortopedico, esegue tutta la diagnostica, viene chiusa la parte di visita e dopo poco tempo esce con una diagnosi. Che cosa accede? Le tipologie di patologia che accedono? Allora, intanto cerchiamo di vagliare tutto telefonicamente, quindi c'è un numero dedicato al quale risponde un ortopedico che cerca di capire se siamo in grado di gestire la patologia oppure no. Di solito le più frequenti sono traumi della mano e del polso, della spalla e del ginocchio e della caviglia. Le distorsioni, direi tutta la parte della distorsione, e le fratture meno rilevanti, sperando di riuscire a scegliere quelle che non necessitano di un accesso in sala operatoria. Ecco, tra l'altro, avendo un prolungamento, cioè si dice in ortopedia che la parte fisioterapica è quasi il 50% dell'intervento, avendo anche acquisito Villa delle Orchidee con, tra l'altro, una piscina, quindi che sì, come mi insegni tu, per i traumi, per la riabilitazione post-trauma, penso che poi con la clinica mobile avrai avuto di queste esperienze. La parte fisioterapica è molto rilevante. E tutta la parte anche funzionale, perché cerchiamo di di immobilizzare il paziente il minor tempo possibile e di fargli riprendere una funzionalità il più precoce possibile, e la parte fisioterapica diventa di rilevante importanza. Ecco, tra l'altro, appunto, Villa delle Orchidee si proietta anche proprio con una vocazione generale, ma molto anche sugli sportivi, che, insomma, dei quali ti sei lungamente occupata. Sì, perché lo sportivo proprio è quella la tipologia di paziente a cui giova di più la parte fisioterapica, in particolar modo la piscina, ma tutta la parte funzionale anche a livello di palestra. E a Villa delle Orchidee abbiamo la disponibilità di palestra, fisioterapia e piscina. Ecco, forse sembrerà una contraddizione in termini, ma possiamo anche parlare di fisioterapia preventiva nel caso degli sportivi? Assolutamente sì, perché tutta la parte che definiamo un po' proprio eccettiva, che può precedere anche un intervento chirurgico. È sempre difficile far capire che l'approccio chirurgico può essere il completamento anche di una buona preparazione. Quindi se accedi a un intervento con una funzionalità articolare e buona massa muscolare, il risultato è comunque migliore. Quindi, no, mi sembra che così, come introduzione, poi vorrei entrare in un argomento nella seconda parte della trasmissione che, come dice qualcuno, ci azzecca con questa parte qui, che è appunto il traumatismo dello sportivo non più giovane, cioè dello sportivo non agonistico. E quindi, siccome è un argomento che interessa in molti, e quindi anche dare qualche consiglio in termini di preparazione e prevenzione di certi traumi, diamo a Carlo in regia il tempo per un breve spazio pubblicitario.